Buonasera a tutti voi, amici del Red Carpet, benvenuti a questa puntata. E con noi questa sera Gianfranco Montresor, cantante lirico baritono. Buonasera Gianfranco, se vuoi presentarti e raccontarci chi sei, sei il benvenuto tra noi. Ciao Monica, buonasera a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Allora, io sono un cantante lirico, sono veronese, sono nato qui. La mia voce è quella, la voce del baritono, che è la voce che, a cui moltissimi compositori di opere liriche hanno riservato ruoli importantissimi, ruoli famosissimi. E niente, svolgo un po' la mia attività un po' a Verona, all'Arena d'estate, e poi in tantissimi altri teatri, posso dire, sono stato un po' in tutto il mondo a portare il nome di Verona. Quindi sei famoso, insomma, Gianfranco. Non lo so, non credo di essere così famoso, nel senso che... Ma io non credo neanche che tu sia, appunto, poco noto, ma insomma, magari sei modesto e invece sei famoso dietro le righe, va bene. Non lo so. Allora, ti posso chiedere cosa fai nella vita? Se fai solo questo, se hai... Sì, esattamente, questa è la mia professione, è una professione che non voglio dire che ti assorba il 100%, perché non sarebbe vero, ma comunque è una professione che impegna moltissimo in studio, in viaggi, e quindi sarebbe francamente impossibile fare qualcos'altro. Quindi è il tuo lavoro, diciamo, a 360 gradi, insomma, passione, sì, unita a professione. Sì, diciamo che, si sa, la musica, come per tutti quelli che fanno il lavoro di musicisti a livello professionale, nasce sempre come passione, posso dire, un hobby inizialmente, no? Almeno quando si è giovani. Poi se ti capita di azzeccare, posso dire, la strada giusta, se hai le qualità e anche se fai gli studi appropriati, via via l'hobby o la passione o il passatempo diventa sempre di più un fatto così importante che ti porta a essere la tua professione vera e propria. Quindi ad essere totali, diciamo, che è la cosa più bella, penso. Sì, no? Lo so che per molta gente sembra impossibile che ci siano delle persone che vivono solo del fatto di fare musica. Però io faccio sempre il paragone con gli attori di cinema, con gli attori del teatro, perché anche gli attori vivono solo del fatto di essere attore. Il cantante lirico ancora suscita un po' di sorpresa che possa essere solamente quella la professione. Suscita ancora un po' di sorpresa, infatti non è raro che mi chiedano: sì, ma oltre a fare il cantante cosa fai? No, per noi è proprio una professione vera e propria, è la nostra fonte di sostentamento, ecco, passami questo termine, forse un po' antico. C'è ancora poca cultura, credo, rispetto a questo, no, Gianfranco? Forse ancora allora, poca. Posso chiederti anche come hai iniziato? Sì, guarda, ti rispondo, forse più che poca cultura, la cultura si è persa, più che altro. Perché se pensi che siamo stati noi italiani 400 anni fa a inventare questo genere musicale che è l'opera lirica, ce l'hanno copiato tutti, poi i francesi, gli inglesi, gli spagnoli, i tedeschi, non ne parliamo, i russi, tutti hanno copiato questo modello di fare teatro cantando con l'orchestra, con la musica che ti accompagna. Faceva parte della nostra cultura popolare fino a 50, 60 anni fa, poi via via un po' è diventata più musica di nicchia, però è bene sempre ricordare che è un nostro patrimonio culturale importante. che ci caratterizza, di cui noi dovremmo essere orgogliosi di questa cosa. Come il rock è inglese o americano, ricordiamoci che l'opera lirica è solo un'idea italiana, che è stata copiata poi dagli altri. Che diciamo adesso portiamo avanti con molto onore, dato che ci hanno un po' estromesso, no? Guarda, cerchiamo di portare avanti sempre con onore, come si cerca di portare avanti con onore tutta la cultura italiana, che sappiamo che, insomma, ha dato i natali a tante forme e espressioni culturali in tutte le civiltà. Assolutamente, condivido questo.
Com'è iniziato tutto questo, Gianfranco? Ah, sono nato in una famiglia dove papà è clarinettista, da giovane aspirava a fare anche lui il baritono, come sono io. Ah, posso aprire una parentesi per spiegare cos'è un baritono, prima che qualcuno pensi che sia un animale strano? Grazie. Non c'è niente di strano, la voce umana, sia quella maschile che quella femminile, nel mondo del canto è classificata in registri vocali. 3 registri vocali per i maschi e 3 registri vocali per le femmine. La voce più acuta del tenore, quello che per capirci canta il celeberrimo Nessun Dorma, che ormai lo sanno anche le pietre, quello è un tenore. Pavarotti era un tenore, ok? Poi c'è la voce intermedia, e la voce intermedia è il baritono. E poi c'è la voce quella più grave, che è il basso. A seconda delle 3 tipologie di voci, i vari compositori che hanno scritto le opere davano un carattere a un altro. Cioè, che ne so, c'è il giovane in un'opera, c'è un personaggio che è un giovane, sicuramente viene data la voce del tenore. Invece, che ne so, nell'opera c'è un personaggio che deve essere un re, o comunque una persona autorevole, è il baritono. Se nell'opera c'è un personaggio anziano, che magari ha un saggio, non so, è il basso. Così pure nelle voci femminili ci sono 3 tipi di registro: il soprano è il più acuto, il mezzo soprano è la voce intermedia e poi c'è il contralto, che è la voce grave, grave femminile. Venendo alla tua domanda, mi avevi chiesto... Sì, come mia... iniziato. Grazie per questa spiegazione importante, perché... Sì. Scusate, forse è stato un po' lungo, però ecco, velocemente... No, necessaria. Come è iniziato? Beh, in famiglia, perché papà era appunto clarinettista e molto appassionato di opera. Io sentivo le opere fin da bambino. Io mi ricordo che tornavo da scuola, e prima elementare, credo seconda al massimo, e andavo sempre nell'armadio dove mio padre conservava gelosamente i suoi dischi di opere, e mi mettevo dopo pranzo, appena dopo scuola, ascoltavo magari, che ne so, il primo atto di un'opera, della Traviata. Non so, faccio un esempio, no? E l'ascoltava così tanto che mia madre, a un certo punto, era talmente stufa che chiusa a chiave quell'armadio per impedirmi di tirare fuori continuamente dei dischi. Quindi, la mamma poverina non ne poteva più. Quindi pane e opere, insomma. Sì, praticamente sì. Poi, naturalmente, da adolescente è stato un genere musicale, l'opera, che ho completamente dimenticato, perché suonavo in un gruppo rock, insomma, naturalmente a 15-16 anni si bada più questo tipo di musica, e poi a 19 anni, più o meno, 20 anni, è tornata questo fuoco dell'opera lirica, e poi piano piano da lì ho cominciato a prendere lezioni di canto, andare al conservatorio, e poi a 26 anni e mezzo ho debuttato come professionista. Che bello poter realizzare, no, questa passione, questo fuoco, sì, che ti sente, che credo arda dentro, no? Credo che sia... Sì. Sì, io dico sempre che mi reputo un fortunato, cioè non nel senso che ho iniziato a fare la carriera di cantante perché ho avuto fortuna, non in quel senso. Sono fortunato perché io svolgo il lavoro che mi sono scelto. Cioè, a volte le persone parlano di lavori magari che non amano molto, solamente in virtù del fatto che comunque per forza bisogna pur campare nella vita, e un lavoro lo devi fare. E allora a volte devi accettare anche dei lavori che, insomma, che non ti piacciono tanto. Io invece mi sono scelto questo lavoro, e perciò mi reputo un privilegiato da questo punto di vista. Molto bene. E ti chiedo anche dove la svolgi questa tua professione. Guarda, io ho iniziato cantando nei teatri piccoli del circondario veronese, Veneto soprattutto, e poi via via ho iniziato anche a girare prima l'Italia e poi il mondo. Ho cantato in Sud America, ho cantato in Nord America, ho cantato in Giappone molte volte, anche in Corea, in Australia, Nuova Zelanda. Insomma, ho girato molto, e quest'anno, tra i miei vari impegni, avrei avuto anche l'Arena, però sappiamo che purtroppo i teatri, per colpa di questo virus maledetto, sono tutti chiusi, e quindi anche l'Arena quest'anno rimarrà chiusa, purtroppo. Purtroppo sì. In che modo è presente l'opera lirica nella cultura attuale, se volessi così fare un tracciato di... Guarda, allora, ti dico subito una cosa. Quando io ho iniziato a studiare canto, che era l'88, 1988,
Sentivo dire, ma sì, ma tanto in teatro ci vanno solamente i vecchi, sono solamente i vecchi, i giovani a vedere l'opera non ci vanno. 1988. Beh, quest'anno, 2020, io sento dire la stessa cosa. Allora, fammi capire. Intanto quegli anziani là del 1988, poverini, sono già morti. Appunto. Per forza. Allora, questi qua che sono adesso, da dove saltano fuori? Forse erano già in teatro 30 anni fa? Sì. È che tendiamo sempre nell'immaginario collettivo, crediamo che l'opera sia una cosa per vecchi, una cosa di una volta. Vero. Ecco, pensiamo, ma quel genere musicale che palle, no? Una cosa di una volta. Non è vero. Io vedo moltissimi giovani che vengono anche all'opera. E l'opera, ragazzi, non, secondo me non morirà mai per un semplice fatto che l'opera parla della vita. Cioè i compositori che hanno scritto le opere liriche però pensare alla Traviata. Dico la Traviata per citare un'opera insomma che più o meno tutti l'abbiamo meno un po' orecchiata a volte, no? Anche quelli che non sono proprio addetti ai lavori. Parla di un amore contrastato, perché non è un fatto quotidiano, ci sono degli amori contrastati in questo mondo. Direi tutti i giorni. Ecco, è un fatto questo. Che ci sia una famiglia magari di mezzo che si mette in mezzo all'amore perché non vuole che questi due giovani si amano, perché non succede tutti i giorni. Hai voglia. Non succede tutti i giorni che ci sia una persona che muore e lascia un amore affranto al mondo. Cioè, voglio dire, l'opera non racconta cose così assurde. Racconta di amori, racconta di morte, racconta di tradimenti, racconta di gelosie, di gioie. Gioie fugaci o gioie, insomma, durature, però racconta di sentimenti umani. In fondo magari, ecco, i contenuti vengono poco trasferiti rispetto a questo, no? Nel senso che la gente non fa questo tipo di parallelismo, di paragone. Sì, perché si dimentica una cosa fondamentale, che l'opera è teatro. È teatro musicale. Lo so, è diverso dal teatro sentire una commedia, la prosa. Ma l'opera lirica è la prosa con la musica. Che è ancora più completa. Che è ancora più completa, perché ricordiamoci che la musica è un linguaggio universale, anche se io non capisco il cinese, però sento la musica, se sento un brano di una canzone cinese, comunque mi tocca, anche se non capisco il testo. Cioè voglio dire, quanti di noi negli anni, quando ero bambini, negli anni 80, almeno io ero ragazzino, anni 80, capivo perfettamente quello che dicevano nelle canzoni inglesi. Io no, sinceramente, molto poco. Poi ho studiato l'inglese. Però mi piaceva la musica ugualmente. La musica ha un potere evocativo che è unica. Condivido. Unica. Condivido assolutamente. Non ci sono altre arti così dal potente valore evocativo come la musica. Senza dimenticare una cosa, vero? Che comunque tutte le canzoni, perlomeno quelle melodiche, hanno un'origine dall'opera lirica, perché un tratto fondamentale della musica italiana è sempre stata la grande melodia. La melodia, questo è un tratto italiano, tipicamente italiano, che gli stranieri hanno sempre cercato di copiarci, perché a noi viene spontaneo. Pensiamo alle famosissime canzoni napoletane, quelle più famose, sono grandi melodie, no? Che sono partite dalle melodie dell'opera alle canzoni napoletane e poi arrivano le canzoni degli anni 50, poi degli anni 70. Cioè, noi conosciamo tutti, che ne so, le canzoni, anche se magari, che ne so, Lucio Battisti, Baglioni, i grandi cantanti. No? Sì, assolutamente. E adesso, al di là dei gusti dei singoli, naturalmente, ognuno ha i propri gusti. E il rapporto con il pubblico dell'opera lirica, vuoi dirci qualche cosa anche rispetto a questo? Il rapporto col pubblico. Il pubblico dell'opera lirica è un pubblico unico, credo. Cioè non... Perché è un pubblico, come posso dire, infatti è stato coniato poi il vocabolo melomani, cioè che sono maniaci del melodramma, no? Melodramma l'opera. Perché sono generalmente persone che passano quasi le giornate ad ascoltare le opere, i dischi delle opere, ascoltano più di noi che siamo professionisti. E quando vengono in teatro hanno veramente questo atteggiamento di quasi di idolatrare il cantante. Vengono preparatissimi,
vengono naturalmente molto documentati, hanno sentito tutte le registrazioni delle varie opere, e quindi via via si è anche sviluppato un rapporto un po' di odio-amore, perché magari a volte anche in virtù del fatto che sanno tante cose, un po' esprimono dei giudizi a volte un po' troppo pesanti anche su noi cantanti. Eccessivi, certo. Ecco, da appassionati si elevano un po' al rango di critici quasi, no? Ecco, sì. Bene, e se vuoi raccontarci così, giusto per concludere, qualche personaggio illustre della cultura mondiale musicale, tu che hai anche viaggiato tanto, no? Quindi hai anche un vissuto, credo. Sì, vabbè, tutti sappiamo chi è Plácido Domingo, credo, no? Grande tenore spagnolo, ecco. Io mi ricordo la prima volta che ho cantato con lui, era a Roma 20 anni fa, e l'avevo sempre visto sulle copertine dei dischi a casa. E quando l'ho visto arrivare alla prova, cioè non potevo credere ai miei occhi, ho pensato, io sono qui che canto con questo divo. E quindi è stato un incontro tanto divertente, perché lui è un uomo molto, molto, molto simpatico. Poi ho conosciuto, vabbè, certo, ho fatto forse più di 100 concerti con Andrea Bocelli. Ah. Tutti sappiamo chi è Andrea, e quindi anche lì è stato un incontro nato nel 2005, e che da allora appunto si è sempre rinnovato molto, molto spesso, molto volentieri, insomma. E poi, no, poi vorrei ricordare anche uno scrittore, forse che è conosciuto più da una nicchia, o che è stato un premio Nobel per la letteratura, un portoghese, che è José Saramago. Ecco, io non so. È José Saramago, di cui consiglio di leggere almeno 2 o 3 libri di Saramago, perché sono i... Se vuoi indicare i libri... Guarda, Metamorfosi, poi Cecità, Il Vangelo secondo Gesù Cristo... Quest'ultimo assolutamente un libro dirompente, credo. Le Metamorfosi della Morte, il titolo del primo completo. Oppure Viaggio in Portogallo, che quello è molto bello. E lui scrisse un libretto, il libretto nelle opere è il testo. Quello che noi nelle canzoni chiamiamo il testo, nelle opere si chiama il libretto. Perché anticamente i musicisti ricevevano un libretto vero e proprio, scritto a mano dal poeta, che aveva scritto appunto le parole che poi il musicista aveva il compito di musicare. E lui aveva appunto scritto il libretto di un'opera che io ho cantato a Lisbona, e siccome lui aveva già ricevuto il premio Nobel per la letteratura l'anno precedente, mi sembra, c'era tutta la stampa mondiale, c'era stata una serata indimenticabile, bel incontro anche quello, sì, grandi personaggi, che ti lasciano sempre qualcosa dentro. Immagino che tu sia anche molto nutrito, no, da tutte queste esperienze così dense di contenuti, ma anche arricchenti dal punto di vista non solo, credo, professionale, ma umano, perché credo che lasciano delle orme indelebili, no, dentro. Sì, perché vedi, quando tu studi un'opera, che man mano che la studi capisci anche la storia, la trama, capisci anche la profondità della psicologia dei personaggi, almeno a me succede questo, che comincio un po' a fantasticare, comincio un po' a crearmi un'idea di come sarà lo spettacolo, un'idea di come sarà la regia, immagino, a volte le mie idee non combaciano con quello che poi troverò in teatro, magari il regista ha tutta altra idea, però comincio un po' a fantasticare, no? Quando tu arrivi in teatro, certamente quindi anche un po' infervorato, tutte queste fantasie che ti sei fatto nella testa, che se incontri un personaggi così profondi, così che ti entrano dentro nelle viscere, beh, veramente diventa, come posso dire, un momento di grandissimo quasi piacere interiore, perché c'è una tale profondità di quello che stai vivendo. Insomma, che ringrazi il Padre Eterno di trovarti in quel momento lì, esattamente. Ecco, appunto, credo proprio che sia un grande dono, no? Poter stare in queste realtà, assolutamente. Insomma, sì. Io ringrazio sempre il giorno che ho iniziato a fare questo lavoro, perché
è stato un lavoro che mi ha arricchito molto come persona, come uomo. Ti credo assolutamente, Gianfranco. Io credo che ci siano molti altri argomenti di cui potremo in un secondo momento parlare, trattare, e quindi ti invito nuovamente al Red Carpet. Un piacere. E magari invitiamo appunto i nostri ospiti ascoltatori a ritrovarci qui sul Red Carpet sempre alle 20:30 il 22 luglio. Quindi per te l'invito a ritornare qui con noi e a raccontarci qualcos'altro di te. Ben volentieri. Grazie molto Gianfranco, è stato un vero piacere averti qui e a presto. Grazie Monica e arrivederci a tutti.